Ciao ragazzi, benvenuti e ben trovati sul mio canale, io sono Magnus. Ritorniamo sempre qui su Fortnite, me l'avete chiesto in tanti e naturalmente cerco sempre di accontentarvi, naturalmente cercando di metterci un po' di impegno per cercare di fare delle partite soddisfacenti. Naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un bel pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Ho saputo di recente, e questa cosa mi fa molto 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 piacere, che ci saranno dei cospicui ban, soprattutto per quelli che giocano in squadra e ammazzano i propri compagni. Mi capita spesso sta cosa e quindi sono abbastanza contento. Ci vediamo in partita. Allora, ultimamente sto optando anche per buttarci su Anarchy Ancress. Ma penso che si dica così. Se riusciamo a becchiare, per esempio, l'albero, a volte mi è capitato di beccarne pure tre di forzieri. Però è un po' fortuna, eh. Dipende soprattutto se ci va bene o ci va male. Mi fa piacere sto fatto del ban, eh. Spero che l'attueranno sta cosa, perché c'è, vabbè, ce ne sono tipo 3 se non mi sbaglio, eh. Vabbè, quindi vado sulla casa, così sto un po' più tranquillo almeno all'inizio. Anche se già ho visto che c'abbiamo qualcuno qua, eh. Vabbè, almeno un pompa l'abbiamo trovato. C'è qualcuno giù. Questo non sale. Ok. Il primo l'abbiamo sorpreso. Non credo che ce ne siano altri. Becchiamoci sto forzierino. Aia. Ma pure a voi a volte si incanta col... Non ho capito se questo sta di fronte, però, eh. Io non credo che ci dovrebbe becchiare. Continua a insistere. È entrato. Se entra lo becchiamo. Forse. Dove stai? Dove cazzo? Sta ancora con queste bombe. Me ne vado. Un altro forse. Dove sta? Dove sta? Non lo... Questo sta qua. Eccolo là, eccolo là. Chissà se ci ha visto. Ci ha visto. Porca miseria. Non c'ho un fucile buono. E quando lo becco con questo? Mamma mia, 3. 6. 3. Aspetta che ti vengo a prendere, ragazzo. Sta là. Ah, si sta caricando. Aspetta che vengo, eh. Eccoli qua! Pam! Ecco qua, un bel colpo in testa! Ok, c'è l'imbarazzo della scelta qua, eh. Porca miseria. Vabbè, vado così, eh. Non fa niente che abbiamo scartato qualcosa, ma mi tengo questa. Trappolina. La freghiamo. Vediamo se c'è qualcuno. Prima c'era qualcuno nella casa, secondo me, ma quello secondo me si sarà tipo fermato da qualche parte. Per adesso non ci vedo ancora nessuno. Becchiamoci un po' di materiale che ci serve. Mi sono un pochettino più applicato, vi dico la verità, a cercare di costruire, cioè imparare a costruire, perché ho visto che in pratica è importante saper sparare, ma è importante soprattutto saper anche costruire. Perché se costruiamo male... Oh! No, vabbè. Cioè, se riusciamo a costruire bene, riusciamo anche ad avanzare bene, a proteggerci bene quando dobbiamo killare. Killare, ok, vabbè. Ci mangiamo un po' di legno e vai. Mi sa che forse ci conviene anche andarcene
Se no restiamo fregati. Anche se ci abbiamo ancora 2 minuti. Andiamo a fare un giro qua dentro. Visto che qua ci sta un fantastico forzierino. Ce lo becchiamo. Ma sto fatto che quando rompi il coso e scassassi. Arriva, arriva. Ammazza, c'ho il 50. No, mi sembrava di sentire qualcuno. Vabbè, basta, ci mi prendo questa. No. Vabbè, io me la do. Perché personalmente mi rendo conto che qua il cerchio si chiude e poi moriamo. Ok, avanziamo da quest'altra parte. Ah, tra parentesi, poi abbiamo pure la trappola, mi sono scordato. Materiale è sempre poco, quindi. Ok, là non c'è nessuno. Qua pare che pure non c'è nessuno. Ok. Me ne vado pure di qua. Proviamo a vedere se riesco. Aspetta. No, qua sembra che non ci sta nessuno. Dico sembra perché è strano. Comunque siamo rimasti 30. Questo è già buono. 29 più io, eh. Se voi siete bravi a contare. Non sia mai, sbagliamo il numero. Ok, mi sa che devo un po' accelerare la situation, perché sono rimasto un po' indietro. Ok. In casa qua, vediamo se troviamo qualcosa qua dentro. Non mi pare che ci sta nessuno qua. Ok, Bunaka. Sì, c'è qualcuno. Questo sta affacciato, vedi? No. Vabbè. Non sta di qua. Porta aperta. Eccolo. Te pare. Ah, aspetta, là. Che cazzo? Non l'ho visto. Ah, ok, ce l'aveva alle spalle. Ciao. Ok. Andato. Però penso che ce ne sia un altro, credo, no? Quindi secondo me è meglio che facciamo in fretta e ce ne andiamo, eh. Perché ho avuto quasi l'impressione come se ce ne fosse un altro. E là non c'era nessuno dentro. Aspetta un attimo che vado un attimo sopra. Ammazza, ci ha tolto tutto, praticamente, tutta la vita, eh. Vediamo un po' se riesco a rifocillare. Chiudo qua e chiudo qua. Ok. Mi curo un po', perché sono leggerissimamente morto, praticamente. Meno male che abbiamo tipo 10 bende. Quando me lo beccai 10 bende? Ah, ci mettiamo pure lo scudo. Così mi sento un po' più protetto. E vai. Arriviamo a 100, sì. No, ok, fantastico. Grazie mille. Beviti sta gassosa. E andiamo. Lo slurp. Ok, almeno lo scudo l'abbiamo messo a 100. E questo mi fa piacere. Ok, penso che ce ne possiamo andare anche perché qua ho visto che si stanno pure già menando. Attenzione. Che qua c'è qualcuno che ci aspetta. No. Ok. Questo ce lo becchiamo. Oh, fucile d'assalto. Aspetta. No. Ero convinto di aver sentito qualcuno. Invece no. Per precauzione faccio il giro da sotto, perché forse è vero che forse non mi conviene tanto, perché forse non riesco neanche. Non riesco a rientrare dalla tempesta, eh. Perché già vedo il cerchio. Però là dietro non c'è nessuno. Vabbè, dai, vediamo se ce la facciamo. Tanto par che vada, c'ho 15 bende. Mi dovrei abbastanza curare. Ok. Dovrei fare pelo pelo, eh. Da qua non c'è nessuno. Che ci rompe le scatole. Ok. Sì, vabbè, dai, ce la facciamo. Ma proprio. No, un poco ci entra un poco, eh. Sì. Preferisco andare di qua perché così vedo meglio, non fa niente che muoio, però vedo perlomeno meglio dall'alto.
Vabbè. Poco poco, poco poco. Ok. E vediamo se da qua riusciamo a fregarci a qualcuno. No, mi era sembrato di sentire qualcuno dietro. A volte quando corri senti qualcuno dietro, cioè o meglio, non lo senti. L'hanno costruito, no, non lo senti qualcuno dietro, però dopo ti fregano lo stesso. Ok, qua non ci sta niente, sbagliato. Ma qua se sono andati. Ok, ma perché cazzo? Che miseria. Vabbè, scavalchiamo sto coso. E ce ne andiamo da qua. Mi è sembrato di vedere qualcuno sopra, forse, no? Vabbè, no, non credo. Ci becchiamo un po' di materiale, perché se no non ce la facciamo. Siamo troppo scarni. A te pare, oh, mai qua munizioni, mai niente, c'è proprio zero spaccato. Però vabbè, non credo che siamo messi male, almeno a munizioni. Tempo per costruire, dicevi, come se dovessi sempre inseguire. Però ok, qua ce ne sta uno. Cazzo, manca una volta l'ho becchiato. Questo è bravo, secondo me. Lo piglio alle spalle. Ci ha visto pure. Questo è bravo. Sempre a costruire. Aia. Questo era bravo. Questo era proprio bravo. Cioè, io non riuscivo proprio. Forse non l'ho beccato manco una, qualche colpo l'ho becchiato. Ma poi c'è, cioè, praticamente. Ah no, vabbè. No, gli ho tolto lo scudo. Un po' di scudo l'ho tolto, quindi qualche colpo gliel'ho dato, però perlomeno per il mio valore era abbastanza forte. Ok ragazzi, anche questa parte termina qui. Naturalmente come al solito vi invito a mettere un bel pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Poi vedremo più avanti se invitarvi soprattutto a qualche partita. Vediamo un po' perché ci dobbiamo organizzare su questa cosa perché è molto complicato. Ciao!